Non si fermano i soccorsi in mare, l'ultimo quello effettuato dalla nave Basca Itamari che ha recuperato un centinaio di persone. Continuano poi gli sbarchi a Lampedusa e dal governo nazionale intanto arriva il contributo ai comuni più coinvolti nell'accoglienza per fronteggiare l'emergenza Covid. Ci dice tutto Raffaella Cosentino. Anche questa volta è stata Alarm Phone a raccogliere ieri sera l'SOS di un centinaio di migranti che rischiavano il naufragio e che sono stati raggiunti in tempo dalla Itamari, unica imbarcazione umanitaria in questo momento nel Mediterraneo. Tra le persone salvate ci sono 8 donne e un bambino. Partita dal porto spagnolo di Almeria il 12 febbraio, la Itamari dell'ONG Basca Salvamento Marittimo era arrivata nella zona di ricerca e soccorso a 30 miglia dalla Libia 2 giorni fa per la sua quinta missione, appoggiata per gli avvistamenti di imbarcazioni di migranti dal velivolo di Pilot Volontaire. Alcuni video mostrano i membri dell'equipaggio, tutti volontari, come Samia, la cuoca di origini brasiliane, e Adrian, un medico di famiglia che è già stato impegnato nella crisi umanitaria in Grecia. Intanto, negli ultimi 2 giorni, circa 300 persone sono approdate a Lampedusa, tra cui donne, minori e famiglie in diversi sbarchi. Si tratta di tunisini e di subsahariani. Diversi piccoli approdi anche a Pantelleria, una cinquantina i profughi arrivati sull'isola. Dal Viminale arriva un contributo statale di 375.000 euro a 9 comuni siciliani per interventi legati al contenimento del Covid nella gestione dei flussi migratori. Si tratta di Lampedusa e Linosa, Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Vizzini, Messina, Siculiana e Augusta. Dovranno presentare al Ministero un piano dettagliato di interventi entro il 28 febbraio e poi rendicontare le spese sostenute entro il 31 luglio.